queste cose, ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto, ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione! Salute, bello mio. Come ti va? Ti sono mancata, eh? Desolato, mia cara, ma non sono qui per divertirmi. Devo parlare con Antonio. È urgente. Antonio! C'è qui Ezio! Va tutto bene? Carlo Grimaldi e i Barbarigo tramano con un tale chiamato lo Spagnolo. Intendono uccidere il Doge e sostituirlo con uno dei loro uomini. Avranno in mano Venezia e con essa la sua intera flotta. E poi il criminale sarei io. Allora mi aiuterai? Sono al tuo fianco, fratello. Assieme a tutti i miei uomini. E donne. Grazie, amici. Ma, Ezio, devo avvertirti. Non sarà facile stavolta. Il Palazzo Ducale è l'edificio più sorvegliato di tutta Venezia. Niente impenetrabile. È per questo che ci piaci, Ezio. Vieni, diamo un'occhiata. Studieremo un piano. Questa faccenda del Doge è terribile. Tuttavia una simile perfidia non mi sorprende più. Sai, quando ero un fanciullo, ci avevano insegnato che i nobili erano buoni e giusti. Anch'io ci credevo. Mio padre era solo un ciabattino e mia madre una fantesca. Ma io aspiravo a essere molto di più. Studiai sodo, con costanza. Ma la nobiltà mi ha chiuso le porte in faccia. Se non sei uno di loro, non ti accetteranno mai. Perciò ti chiedo, Ezio, chi sono i veri nobili di Venezia? Uomini come Carlo Grimaldi e Marco Barbarigo? No. Io ti dico che siamo noi, i ladri, i mercenari, le puttane. Mentre noi cercavamo di salvare la città, i nobili ne hanno fatto il loro trastullo. Dobbiamo esaminare il palazzo attentamente, da ogni angolatura. Potremmo trovare un'entrata. So che c'è un campanile dietro il palazzo. Oppure potremmo provare a salire sul retro della basilica. Hai qualche idea? La porta frontale è fuori discussione? Va bene, Saputello. Proveremo anche la porta frontale. Si va. Qualcuno dovrebbe andare in giro così. È suonato. È problema suo. Dunque, che ne pensi? Non possiamo entrare così. Ci impiegheremmo troppo a superare le guardie e loro avrebbero il tempo di ammazzare i Doge. Qui, avanti.
guardala. Arcieri dappertutto. E le mura sono impossibili da scalare da questa parte. State vicino. Bene, che fortuna. Pare che da quell'impalcatura si possa salire agevolmente sul tetto della basilica. Proviamo? Dietro di me. Farei bene anch'io a trovare un modo per restare in forma. Non ho mai visto nessuno così strano. Dico davvero. Che uomo bizzarro. Ezio, guarda! Non è lui quello! Grimaldi! Non capite cosa vi sto offrendo, signore! Datemi ascolto, di grazia, o sarà la vostra ultima occasione. Come osate? Perdonate, chiedo venia. Non intendevo offendervi, solo mi preme la vostra sicurezza. Ci resta poco tempo. Non c'è modo di passare la cancellata e ci sono guardie ovunque. Diavolo! Uniti. È impossibile! Bisognerebbe essere un uccello per entrare. Già, un uccello. E adesso dove vai? A trovare il mio amico Leonardo.